Social media marketing. Quali piattaforme utilizzare per rendersi più visibili per te che gestisci un hotel, un bar o un ristorante? Vediamo. Ciao, sono Paola Imparato, business coach per manager e imprenditori e autrice dei due più apprezzati libri di marketing e management della ristorazione. E ti do il benvenuto a te che mi guardi su YouTube e a te che mi stai ascoltando attraverso un podcast. Se gestisci un locale o un albergo, oggi e nei video precedenti che ti consiglio di andare a guardare, ti darò diversi consigli su quali piattaforme social utilizzare, tra Facebook, Instagram e YouTube, al fine di ottenere dei migliori risultati in termini di visibilità. Cercheremo di analizzare tali piattaforme social una a una e a seconda di quale sia la tipologia di locale o di albergo che gestisci o a seconda del tipo di messaggio che tu voglia proprio trasmettere alla tua audience, cercheremo proprio di individuare la piattaforma migliore. Tutto ciò al fine di farti impiegare il tempo nella maniera più corretta possibile. Prima di proseguire però voglio dirti una grande novità. Come ti avevo promesso, ho finalmente creato la mia community su Facebook, dove posterò dei video privilegiati e dove potrai parlare con me direttamente in modalità super chat. È una community molto esclusiva, come ho detto più volte, vi faranno parte soltanto i miei fedeli e fedelissimi. Per questo motivo, se farai una donazione su Tpeel, il cui link lo troverai nella descrizione del video, vorrà dire che sostieni i miei studi e la mia dedizione e quindi sarai automaticamente iscritto nella mia community. Mi raccomando. Ma ritorniamo al cuore del video. Tra le diverse e più importanti piattaforme, oggi ci dedicheremo a YouTube. Innanzitutto, per poter avere successo su YouTube, così come le altre piattaforme social, naturalmente dovrai costruire un social media plan. Quindi dovrai creare una strategia di marketing che ti consenta, diciamo, nel tempo di acquisire visibilità e naturalmente aumentare la tua clientela. Avere un canale YouTube che funzioni significa postare dei video che dovranno comunque comunicare qualcosa che realmente colpisce e interessa il tuo pubblico. Se per esempio organizzi dei matrimoni, postare dei video che riprendono alcune scene di matrimoni già organizzati, naturalmente fermo restando che tu abbia la liberatoria, potrebbe essere un buon modo per far ben comprendere l'esperienza che si vivrebbe nel tuo ristorante o nel tuo albergo ristorante. Postare oppure, che ne so, postare delle immagini del tuo chef che cucina dei piatti prelibati, ma che non solo faccia questo, ma possa riuscire a far comprendere anche alcuni segreti della cucina, potrebbe essere un'altra importante idea. Sai, vedere cucinare uno chef e non solo delle bellissime casalinghe che vediamo da tempo su YouTube potrebbe essere favorito da un pubblico che già sa cucinare ma che gli mancano dei segreti che soltanto un professionista conosce. Quindi innanzitutto cerca di capire gli argomenti del target che vuoi colpire. In secondo luogo cerca proprio di ottimizzare al meglio il posizionamento dei tuoi video, quindi inserisci anche dei titoli che siano accattivanti e cerca di introdurre delle parole chiave che sono molto ricercate, naturalmente che siano grandemente attinente a ciò che stai postando, altrimenti anche in questo caso YouTube purtroppo ti penalizza. Quindi cura anche molto bene la descrizione, cerca insomma di far ben comprendere a chi vedrà questo video, prima che naturalmente si attivi nel guardarlo appieno, di che cosa insomma si parlerà. E se questo catturerà la sua attenzione, vorrà dire che YouTube se ne accorgerà e in qualche maniera ti premierà in tal senso. Potresti anche pensare di promuovere comunque i tuoi video, almeno diciamo inizialmente, al fine di poterti far conoscere in maniera un po' più veloce. Sappi che la campagna promozionale che comunque tu attiverai laddove decidessi di farlo andrà ben calibrata, perché potresti trovarti un gran numero di visitatori per quanto concerne il tuo video, ma che in realtà non siano quella specifica qualità che YouTube diciamo premia. Cerco di spiegarmi meglio. Per l'algoritmo di YouTube, le visualizzazioni dei tuoi video non bastano a fargli capire che quello che stai postando soddisfa effettivamente, diciamo, una certa platea. Bisognerà che il tempo di visualizzazione sia abbastanza elevato, soltanto in questo modo poi YouTube ti premierà, come ti dicevo prima.
Sicuramente ti sarà capitato, insomma, di guardare un video su YouTube anche a te. E quindi sappi che quando abbandoni molto velocemente quel video, o addirittura abbandoni proprio il canale, beh, per YouTube le cosiddette promesse che sono state inserite nel titolo e nella descrizione, purtroppo non sono state rispettate, non sono state mantenute. Quindi fai molta attenzione anche tu, perché significherà che poi YouTube prima o poi, insomma, cercherà di privilegiare qualcun altro al tuo posto quando ci saranno dei video che verranno postati, diciamo, con argomenti assolutamente similari. Bene, siamo giunti al termine di questo video sui miei consigli. In ogni caso, se desideri un business coach che ti instradi nel modo giusto su come utilizzare al meglio le piattaforme social, non esitare a contattarmi attraverso il link sottostante che troverai nella descrizione del video. Inoltre, come ben sai, ho scritto due libri di management della ristorazione che ti consiglio vivamente di leggere. Poi, se desideri far parte della mia community, basterà fare una donazione su Tipeee e il gioco è fatto. In ogni caso, iscriviti al mio canale o a Spreakers per non perderti i video e i podcast successivi. Buona giornata.